Ciao a tutti e benvenuti al sesto video tutorial dedicato a chi vuole iniziare a suonare la chitarra. Settimana scorsa abbiamo visto la scala di Do maggiore. Oggi vedremo l'accordo di riferimento di questa scala ed è il Do maggiore accordo. Assieme vedremo anche un secondo accordo che è il La minore, un accordo che suona molto bene assieme. Questi due accordi sono vicini fra di loro e basterà cambiare un dito per poter eseguire entrambi gli accordi. Cominciamo con il Do maggiore. Allora, inizierete con l'annulare, allora pollice dietro, innanzitutto, poi l'annulare sul terzo tasto della corda di La, poi il medio sul secondo tasto della corda di Re, quindi la quarta corda. Il Sol dovrà suonare a vuoto, quindi non schiaccerete nulla, occhio che il medio sia bene messo a martello in modo che questa nota possa suonare. Poi l'indice lo metterete sul primo tasto della corda di Si, la seconda corda. E il micantino, l'ultima nota, suonerà vuoto. Quindi, ricapitolando, voi dovrete suonare dalla corda di La a quella di micantino, quindi dalla quinta alla prima, in questa maniera. E otterrete il vostro primo accordo, il Do maggiore. Per suonare La minore, dovrete semplicemente spostare l'anulare sotto il medio, sulla corda del Sol, secondo tasto, così. Vi fate ovviamente un po' di spazio, sempre cercando di rimanere il più impostati e fermi possibili. Dopodiché suonerete di nuovo 5 corde come l'altro accordo, con la differenza che La suonerà a vuoto. Quindi dalla quinta alla prima corda, in questa maniera. Questo è il suono dell'accordo di La minore. L'esercizio che io vi consiglio di fare è questo: abituare questo dito al movimento, vale a dire dal terzo tasto della corda di La, allo spostarlo, metterlo sul secondo tasto della corda di Sol e così via, tutte le volte che riuscite, in modo da abituare la mano a rimanere ferma e a far muovere solo questo dito. Più volte riuscite a farlo, ovviamente meglio è. Ci saranno probabilmente un po' di problemi all'inizio, nel senso che riuscire a far suonare bene tutte le note, soprattutto per chi inizia e ancora non ha la giusta forza nelle mani, può risultare problematico, ma con una buona costanza e pratica sicuramente questi problemi si possono risolvere. Intanto questi due accordi suonano molto bene e sono già un inizio di base armonica su cui si può suonare o può innestare un ritmo. Direi che per oggi è tutto. Vi auguro di divertirvi con questo esercizio e ci vediamo settimana prossima per il secondo esercizio cromatico, vale a dire un po' di ginnastica per le dita. Ciao a tutti!